lo stato di attuazione delle previsioni di pianificazione. Per quanto riguarda poi insediamenti monofunzionali che sono spesso alla base delle occupazioni di territorio agricolo, queste ultime potranno verificarsi solo in previsione a seguito di un piano d'area che verrà però diciamo, deciso, elaborato a livello di sistema territoriale complesso, di quegli ambiti a cui facevo riferimento e che sono, poi ce l'abbiamo una mappa. Possiamo Sì. Ecco, i sistemi territoriali complessi sono queste sei circoscrizioni che vedete nella mappa, articolati come indica poi la. Non so se riuscite a leggere? No. Il primo nell'elenco è il sistema territoriale complesso della Vibrata, con Alba Adriatica, Ancarano, Civitella, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Martinsicuro, Nereto, Torano, Tortoreto, Santomero e Sant'Egidio. Il secondo sistema territoriale complesso è Fino Piomba, Atria, Arsita, Bisenti, Castiglione, Messer Raimondo, Castirenti, Montefino, Pineto e Silvi. Il Vomano, con i territori di Basciano, Canzano, Castellalto, Cellino, Cermignano, Morro d'Oro, Notaresco, Penna Sant'Andrea, Roseto, il sistema territoriale complesso della Val Tordino e di Teramo, con il comune del capoluogo di Bellante, di Giulianova e di Mosciano. Il sistema territoriale della Laga, con i comuni di Campli, Cortino, Crognaleto, Torricella, Rocca, Santa Maria, Valle Castellana. E infine il sistema territoriale complesso del Gran Sasso con i comuni di Castelcastagna, Castelli, Colledara, Fano, Montorio, Pietracamela e Tossice. Tossicia. Scusate. Allora, questi sei sistemi territoriali complessi sono gli ambiti tenuti a definire i confini, la mappa dell'urbanizzato necessario per distinguere il territorio agricolo dal territorio urbano o urbanizzabile e ricostruire su base comunale la mappa delle attuazioni della pianificazione territoriale vigente. Questo è il presupposto fondamentale poi per procedere con la strategia di contenimento del consumo di suolo che ha permeato tanto la variante normativa qui in discussione quanto il piano strategico che puntava appunto a ridurre il più possibile l'occupazione di suolo agricolo. Qui sono riassunti i contenuti fondamentali del piano d'area che nella variante normativa sono richiamati dall'articolo 19 e indica soprattutto l'articolo che il piano d'area dovrà precisare fondamentali criteri che saranno utilizzati per il dimensionamento degli interventi, dovrà individuare il tema relativo alla scala territoriale dei nuovi interventi. Dovrà definire le aree da destinare ai servizi a livello aziendale e anche per il cittadino. Dovrà definire la viabilità che consentirà a garantire l'accessibilità a queste nuove funzioni e dovrà consentire una verifica dei livelli di integrazione tra queste nuove funzioni e il territorio nel suo complesso. Questo obiettivo è fondamentale per impedire che questi insediamenti costituiscano degli elementi di forte, come dire, non sostenibilità, di interruzione di quelle che sono le trame fondamentali del sistema insediativo, del sistema ambientale, delle più importanti risorse territoriali del territorio teramano.
Altro elemento fondamentale tra i più innovativi è riferito alla compensazione ecologica che ogni nuovo intervento di trasformazione rilevante dovrà comportare. La filosofia che sta dietro questa nuova procedura è quella di rendere comunque in equilibrio il bilancio che si determina in un territorio dopo che inevitabili interventi di trasformazione edilizia o più in generale urbanistica si dovranno realizzare. Naturalmente la variante prende atto della necessità di effettuare queste trasformazioni quando saranno comunque necessarie, ma richiede che all'interno dei nuovi piani e programmi elaborati dalle amministrazioni questo equilibrio venga in qualche modo assicurato grazie alla compensazione ecologica, che fa sì che la artificializzazione del territorio che ogni intervento di trasformazione determina venga compensato dalla rinaturalizzazione di aree degradate, ex industriali, non coperte sufficientemente da vegetazione. Una particolare applicazione di questa filosofia è indicata attraverso l'istituzione dei depositi verdi, vale a dire di aree prevalentemente pubbliche, possono essere aree industriali dismesse o aree con un deficit rilevante dal punto di vista ambientale, su cui concentrare gli interventi di compensazione ecologica che dovranno essere attivati dalla decisione di trasformare delle aree agricole. Naturalmente i depositi verdi sono al tempo stesso funzionali a rendere possibile la compensazione, ma anche a inserirsi opportunamente ed efficacemente nelle reti ecologiche presenti nel territorio teramano. Saranno cioè delle aree di completamento di questa rete che attualmente è ovviamente lacunosa o comunque parziale. Si tratta naturalmente di far leva su una nuova modalità di pianificazione del territorio e la provincia nel promuovere queste trasformazioni si è reso conto della necessità di affiancare gli enti locali e i tecnici nell'adozione di una nuova filosofia di governo del territorio. Anche per questo motivo è presente nel materiale che è stato adottato dal Consiglio Provinciale un abaco degli interventi di compensazione ecologica. Sono modalità esemplificative che naturalmente non tendono né a circoscrivere l'attività di trasformazione e di governo del territorio né a indicare delle procedure vincolanti, ma hanno il compito di definire delle best practice, delle modalità che noi riteniamo di buona qualità, che consentono a chi vorrà intervenire in questa direzione di avere dei riferimenti, degli esempi, dei modelli da utilizzare liberamente ma utilmente per portare una differente modalità di governo. Qui c'è un elenco dei temi che sono stati affrontati nel definire l'abaco e che si propongono all'attenzione delle amministrazioni e dei tecnici. Sono interventi che servono a ridurre la impermeabilizzazione del territorio, soprattutto in aree sensibili a rischio idrogeologico, dove questo fenomeno è già alla base delle inondazioni o da eventi calamitosi. Un altro elemento importante è quello di utilizzare la vegetazione o manufatti appositi per ridurre l'inquinamento acustico, quindi la realizzazione di barriere antirumore. La terza questione riguarda la fitodepurazione, utilizzare cioè il sistema ambientale come filtro. Interventi di deframmentazione che servono a garantire quella continuità ambientale, quelle reti ecologiche di cui parlavo prima.
spesso le infrastrutture, l'urbanizzazione, l'artificializzazione del suolo costituisce in qualche modo un elemento di una soluzione di continuità, un elemento di frazionamento eccessivo nelle reti ecologiche. Questo capitolo del piano e delle norme di buona pratica ha il compito di indicare delle soluzioni possibili. Mi ricordo, qual era un'altra? La rinaturalizzazione dei corsi d'acqua, quando anche spesso con ottime intenzioni, però si è verificata una alterazione degli argini che ha squilibrato sia da un punto di vista paesaggistico, ma anche spesso di funzionalità idraulica i sistemi idrici fondamentali. E infine le tipologie vegetazionali da seguire nel percorso e nel processo di rinaturalizzazione. Questa è una pagina tipo dell'Abaco, in cui queste sono altre, in cui ci sono degli schemi che servono a esemplificare le modalità di approccio a questi temi che spesso per le amministrazioni, soprattutto di piccola dimensione, possono costituire un problema di natura tecnica ma anche culturale. Ripeto ancora una volta che si tratta di un allegato al documento e alle norme, quindi non ha valore prescrittivo ma semplicemente orientativo. Una voce particolare all'interno di questa nuova modalità di governo del territorio è costituita dai contratti di fiume, che consentono alle amministrazioni che hanno in cura uno stesso territorio interessato da corsi d'acqua di affrontare contestualmente e collettivamente la cura del territorio. Sappiamo bene che uno dei problemi più importanti affrontati dalle amministrazioni alle varie scale è quella di un suolo sempre più fragile, sempre più a rischio, spesso legato all'abbandono delle popolazioni di territori che prima erano in qualche modo affidati a una manutenzione ordinaria costante. L'esodo che si è verificato nel corso degli anni, o semplicemente l'abbandono dei settori tradizionali di attività, in primo luogo l'agricoltura, ha reso questi territori sempre più esposti agli effetti delle intemperie. Naturalmente vi è stato anche contemporaneamente un importante cambiamento climatico che ha accentuato la gravità di queste trasformazioni. In ogni caso, il tentativo di richiamare l'attenzione delle comunità locali a farsi cura del proprio territorio, ad aver cura del proprio territorio, è uno degli elementi principe di questa filosofia, che naturalmente si basa anche su una riduzione delle risorse pubbliche disponibili per intervenire nei territori, tenendo conto che quando si è costretti a intervenire ex post, dopo che una calamità naturale, cosiddetta naturale, si è verificata, i costi sono naturalmente molto più rilevanti e spesso debbono farsi carico di fenomeni solo in parte reversibili. Spesso naturalmente ci sono anche una pericolosità insita in queste trasformazioni che naturalmente non è più possibile recuperare. Naturalmente anche in questo caso, forse ancor più che nelle conferenze di pianificazione ordinarie, l'aspetto cooperazione istituzionale, di copianificazione e di costruzione del consenso è un elemento fondamentale di queste nuove modalità di intervento. È opportuno che i vari portatori di interesse, soprattutto se soggetti istituzionali, siano consapevoli di questo cambiamento. Perché si tratta di superare un atteggiamento burocratico o semplicemente legato all'applicazione della norma e far tesoro
di modalità di intervento che richiedono una presenza quotidiana nelle istituzioni e nelle sedi di costruzione del consenso. I contratti di fiume, gli accordi territoriali, tutte le forme negoziali a cui fa riferimento il nuovo piano hanno bisogno di un nuovo telaio, di una nuova rete di consenso che naturalmente si sovrappone a quelle esistenti, ma che ha bisogno di un uso attivo, intelligente delle relazioni interpersonali, interistituzionali che si determinano in un determinato territorio. Naturalmente questa slide indica una questione che prima non ho ricordato, che invece è fondamentale, vale a dire che nel piano strategico la provincia ha individuato una serie di operazioni fondamentali, appunto strategiche, che dovrebbero consentire a questo territorio di aumentare l'efficacia delle politiche pubbliche su determinate materie di particolare rilievo. In questa slide si fa riferimento appunto alla rete ecologica e alla necessità però di anticipare il progetto strategico con delle buone pratiche, che sono quelle a cui facevo riferimento in precedenza, che non riguardano però solamente il potenziamento della rete ecologica, il tema fondamentale di cui si discute in questa parte del piano, ma anche la riqualificazione degli insediamenti urbani, soprattutto per quanto riguarda il rapporto delicato che caratterizza gli insediamenti, per esempio, che si sviluppano lungo i corsi d'acqua in aree a rischio idrogeologico, la riqualificazione degli insediamenti produttivi, con tutte le questioni riguardanti la dismissione delle aree produttive, la presenza di aree industriali a rischio e la necessità di effettuare bonifiche costose ma spesso indifferibili di aree in cui la nocività tende ad assumere una importante concentrazione e pericolo. E naturalmente la questione delle infrastrutture lineari. Questo naturalmente riguarda ancora più direttamente le amministrazioni locali e provinciali, laddove le nuove infrastrutture, ma anche quelle esistenti, soprattutto quando sono oggetto di interventi di potenziamento, hanno bisogno di essere in qualche modo reinserite, laddove possibile, nel paesaggio di cui in qualche modo costituiscono inevitabilmente un vulnus, una frattura, un elemento di importante alterazione. Beh, questo naturalmente è un indice. Penso però che, diciamo, questo riassunto sia sufficiente per richiamare le questioni più innovative su cui forse il contributo delle osservazioni potrebbe essere utile. Non so se adesso vogliamo dare spazio a qualche intervento, se c'è. Io lascerei molto spazio agli interventi. Compresi anche ovviamente richieste di ulteriori approfondimenti, oltre che l'indicazione di punti di vista differenti, alternativi, contrapposti. Buongiorno, architetto Lucio Ciriolo, Comune di Pineto, Servizio Urbanistica. Siamo presenti anche con l'assessore delegato della nuova amministrazione, l'assessore Traini, che poi porterà il saluto del sindaco.
Porto l'esperienza di Pineto perché noi abbiamo già operato nel senso di pianificare, l'amministrazione comunale aveva già deciso di pianificare specificamamente le aree agricole, quindi si è dotata di un piano specifico solo per le aree agricole, dove averle ben definite, aver separato le aree urbane dalle aree agricole. Quindi diciamo già ci troviamo e si è dotata anche di una specifica normativa per proprio andare incontro al contenimento del consumo di suolo, dando la possibilità di edificare principalmente all'imprenditore agricolo professionale, quindi limitare l'edificazione anche con i famosi limiti di 3 ettari, tant'è che oggi è impedito a un privato cittadino la possibilità di costruirsi la famosa casa agricola nel territorio urbano. Quindi nell'ottica si è dotato il comune di un piano che ha l'intenzione di dare le aree agricole proprio a chi opera nel territorio agricolo. E quindi già ci poniamo. Ora volevo fare l'intervento personale da tecnico che poi normalmente lavoro nel comune su 2 aspetti che mi hanno colpito leggendo la normativa. Uno su l'articolo 19, quindi sulle aree monofunzionali, principalmente sul fatto che mi è sembrato che veniva praticamente per poter avere nuove aree iniziative bisogna che lo strumento urbanistico sia di area vasta, quindi sia concentrato nel cosiddetto area complessa dei vari comuni. Non lo so, mi sembra una limitazione, io volevo un approfondimento su questo perché sembrerebbe che un'amministrazione comunale non possa decidere in maniera autonoma di potersi dotare magari di una nuova area insediativa senza dover passare poi nel dover poi rendere partecipe, non dico comunque farlo, però non poter autonomamente decidere di, non so, perché ma anche per vocazione, per una particolare posizione geografica, di non potersi dotare di nuove aree insediative. Quindi non lo so, volevo un chiarimento su questo, se quindi si deve per forza passare da uno strumento diverso, quindi non è più non c'è più uno strumento di pianificazione locale, ma diventa uno strumento di pianificazione sovracomunale, di fatto. E poi sull'inserimento delle norme transitorie finali sulla parte che riguarda proprio specificamente l'impossibilità di consumare ulteriore suolo agricolo differente dall'uso agricolo. Volevo delle specificazioni su questo senso, siccome c'è stata un'interpretazione una circolare della regione che ha stabilito che praticamente credo che è riferito semplicemente agli strumenti di pianificazione, non agli interventi degli imprenditori agricoli. Cioè noi ci chiedono sul territorio, ma un imprenditore agricolo che vuole realizzare una stalla, un capannone, può oggi farlo oppure no? Quindi un operatore agricolo può ad oggi utilizzare il suo suolo per sviluppare l'azienda, per incrementare l'attività agricola? E questo credo che sia la domanda che si pongono anche un po' tutti i tecnici che operano, perché si sono trovati dall'oggi a domani a non sapere se potevano rilasciare permessi di costruire per un imprenditore agricolo professionale che voleva magari costruire una stalla o un fienile per poter incrementare la sua produttività agricola. Grazie. Ma come metodo, si stava parlando col professore, sarebbe, ma lo condividiamo ovviamente, opportuno che più domande ci sono e quindi poi si risponderà magari non a ogni singola domanda ma a diverse, come dire, domande, delucidazioni che si pongono o questioni che si pongono a discussione. Quindi io direi, se ci sono altre domande, altre problematiche da mettere in evidenza, per evitare che ci sia magari una risposta singola su ogni singola domanda. Salve, Comune di Castelli.
posto che insomma ci siamo espressi sulla positività del principio che sottende all'impianto del piano, volevo porre due quesiti molto brevi. Uno riguardava la necessità che i comuni entro 180 giorni definissero i limiti delle aree urbanizzate rispetto alle aree non urbanizzate. Nella slide appariva, se non ricordo male, il termine di 180 giorni dall'adozione e il professore parlava di 180 giorni dall'approvazione. Non so se è il caso forse di... ho capito male io, c'era un equivoco forse da chiarire. E poi chiedevo se i limiti dei sistemi territoriali complessi fossero limiti osservabili nella fase di osservazione del piano o se erano limiti, diciamo, non osservabili nell'ambito delle osservazioni. Grazie. Posso? Buongiorno, Enrico Valentini, assessore comune di Morro d'Oro. Innanzitutto volevo esprimere l'apprezzamento per questa iniziativa messa in atto dalla provincia, che credo sia qualcosa che vada nella giusta direzione di un utilizzo corretto del territorio. Molti comuni, come diceva prima Pineto, ma anche il nostro, già si erano attivati in passato per porre un limite a quella che poteva essere una eccessiva urbanizzazione, anche in considerazione del momento favorevole che qualche decennio fa forse spingeva anche a un utilizzo sproporzionato e anche forse smodato del territorio. Quindi già si sentiva questa esigenza di porre un freno e soprattutto una razionalizzazione migliore all'utilizzo del territorio, appunto. Ecco, io volevo un attimo, a proposito di questo, proprio perché alcuni comuni come il nostro, Morro d'Oro, ma credo tanti altri, già, come diceva, ripeto, anche Pineto, hanno già dei piani di settore finalizzati proprio al recupero di costruzioni o infrastrutture esistenti, ad esempio in ambito agricolo, e che ne prevedeva il riutilizzo per determinate attività. Poi sulla specificità magari sono diverse da piano a piano, comunque prevedeva il riutilizzo di infrastrutture esistenti proprio per evitare magari nuove costruzioni e per recuperare quello che già era sul territorio. Ecco, io chiedevo se queste pianificazioni possono essere, sono diciamo acquisite da questa nuova concezione di pianificazione provinciale, o se vengono a decadere completamente queste pianificazioni di settore già esistenti nei vari comuni. Questa era la prima questione che volevo chiedere. La seconda è sul discorso dell'area vasta, che ritengo in linea di principio una prospettiva inevitabile, soprattutto per i piccoli comuni, perché oggi gestire il territorio, come tutte le altre problematiche complesse dell'attività amministrativa degli enti locali, diventa sempre più difficoltoso e sempre più difficile da sostenere. Quindi secondo me credo che sia la linea giusta quella di arrivare a una gestione condivisa del territorio fra più enti locali. Però la cosa che mi viene in mente è la difficoltà realizzativa di questa cosa. Faccio un esempio: i comuni hanno ciascuno una loro peculiarità. Prendo ad esempio l'area del Vomano, così è quella sulla quale siamo interessati noi come comune.
Ci sono comuni con peculiarità diverse, ci sono comuni che hanno già un indirizzo urbanistico dovuto anche alla presenza di una forte ricettività turistica e che quindi presenta delle caratteristiche di altissima urbanizzazione già in atto, già esistente. Ci sono comuni che stanno crescendo adesso con ritardo di anni, prendo ad esempio Morro d'Oro, è cresciuta, ma non è il solo, e che aveva operato una certa urbanizzazione. Ora, il primo quesito che mi pongo è questo: fare una pianificazione a livello di area vasta, che ripeto, ritengo una cosa giusta, sicuramente da perseguire. Come può essere gestita fra esigenze territoriali e di collettività diverse? La prima cosa che mi viene in mente, tra l'altro, è quella della compensazione, che è una cosa bellissima, compensazione ecologica. Adesso può darsi che uso un termine non appropriato, però abbiamo capito di cosa parliamo, di cosa prima, ecco, veniva spiegato molto chiaramente. C'è il rischio che magari una parte di area vasta diventa polmone verde di tutta l'area vasta e l'altra parte, che magari ha già esaurito la sua potenzialità edificatoria, va a recuperare quella che viene tolta al comune che magari diventa polmone. Cioè, non so se è chiara questa cosa, cioè, si rischia di creare degli scompensi nel territorio. Ripeto, la mia non è una avversione a questo criterio, soltanto penso che debba essere accompagnata questa istituzione di pianificazione su area vasta anche da altri strumenti. Forse il primo che mi viene in mente è spingere molto sull'unione dei comuni, altrimenti non c'è nemmeno un organismo che possa garantire che certe operazioni vadano comunque a non penalizzare nessuna parte del territorio, nessuna parte dell'area vasta ricompresa. Ecco, chiedevo almeno se sono state fatte anche queste considerazioni o se ci sono delle prospettive, delle idee in merito. Grazie. Beh, magari prima di, per non affollare troppo le questioni, volevo fare un intervento. Sì, non volevo mica chiudere. No, era per poi, volevo sicuramente rispondere complessivamente alle questioni, però senza impedire che poi ognuno in qualche modo riuscisse a individuare le questioni affrontate nella mia osservazione, perché se le faccio tutte alla fine poi probabilmente diventa complicato in qualche modo. Ah, va bene. Ok, sono Archetto Pisciolo del Comune di Martinsicuro. Io però volevo capire un po' il rapporto tra questi sistemi territoriali complessi e gli altri ambiti individuati negli altri strumenti. Cioè, il contratto di fiume può coinvolgere due sistemi territoriali complessi, ma magari in ambiti un pochetto più ristretti. Cioè, non c'è il rischio che poi gli strumenti debbano moltiplicarsi, perché io devo magari far riferimento sia al mio sistema territoriale ma anche all'ambito di gestione del bacino idrografico, quindi, e magari sul bacino idrografico ho dei sistemi produttivi, quindi la necessità di intervenire in insediamenti monofunzionali, quindi facendo riferimento ad un ambito ulteriore, ecco, cioè, capire se ci sono poi dei modelli che riescono ad unificare anche operativamente queste problematiche, contratti fiume, contratti di paesaggio. Magari mi passa la linea in mezzo, ma il paesaggio è quello, o parlo ad esempio del Vomano, perché diciamo, il comune di Pineto si trova con un sistema territoriale, però ha tutto il sistema produttivo sul Vomano, e magari però non è chiamato a decidere sulla parte di là, ad esempio. Grazie. Chiedo scusa, posso fare, visto che tanto sostanzialmente le osservazioni... Sì. Allora, io sono Raffaele Falone e sono vicepresidente dell'ANCE, l'Associazione Costruttori. Allora, siamo soddisfatti che adesso si stanno facendo questi incontri di consultazione per quanto riguarda questa variante del piano, che purtroppo
ormai già è stata adottata. E ovviamente non vuole essere una critica, ma noi siamo qui per costruire, no, un rapporto e per dare il nostro contributo sia alla categoria, ma anche penso alle altre organizzazioni che operano nel territorio. Ad esempio quello che dice l'assessore, no, la compensazione ambientale, noi la vediamo come un'ulteriore tassa che il costruttore deve pagare per poter agire, e un'ulteriore, diciamo, burocrazia. Comunque, per quanto riguarda la conferenza di pianificazione, no, che si deve fare per le sei aree vaste, noi dobbiamo, secondo me, secondo l'ANCE, dobbiamo, ecco, adesso stare molto attento sull'approvazione del regolamento attuativo di queste, per la gestione di queste conferenze, perché abbiamo già segnalato che abbiamo notato che le varie realtà territoriali sono molto eterogenee, no? Martinsicuro ad esempio dovrebbe dialogare con Civitella, che ha esigenze completamente diverse, e quindi non vorremmo appesantire ulteriormente le attività, no, di approvazione di vari piani attuativi, approvazione di piani regolatori, posto che noi facciamo i costruttori, ma siamo d'accordissimo e lo stiamo dicendo da anni che il suolo debba essere, il consumo del suolo debba essere contenuto, quindi non vogliamo essere fraintesi su questa cosa. Però siccome questo è uno strumento fortemente importante e assai delicato, che rischia, se si fanno degli errori, di piantare varie attività di sviluppo sia delle infrastrutture che delle costruzioni nella provincia di Teramo, tenendo anche in considerazione il fatto che comunque c'è lo Stato che sta legiferando su questa cosa, quindi rischiamo di andare a stratificare le norme su questa materia. Questa è il nostro punto di vista. Noi siamo disponibilissimi a mettere a disposizione anche le nostre strutture, ripeto, per quanto riguarda quello che può interessare alla nostra categoria. Siamo disponibili a collaborare, ripeto, ovviamente senza intralciare i lavori, ma cercare di magari impegnarci un po' di più adesso per non avere i problemi domani. Buongiorno, sono Alfonso Marcozzi, presidente dell'Ordine Ingegneri. Noi non abbiamo partecipato agli altri incontri, uno perché non, nella fase di concertazione non c'era la partecipazione, non c'era stato l'invito, ma comunque questo non è una polemica, può darsi che succedano queste cose nello scambio della comunicazione. Non voglio entrare nel merito delle criticità emerse evidenziate dai singoli rappresentanti dei comuni, che fondamentalmente sono condivisibili. La mia è un'analisi molto veloce e di carattere generale su degli aspetti che mi premono evidenziare. Nulla a che dire sull'idea di un discorso di consumo del suolo, un'idea, un progetto che va avanti negli anni. Però secondo me stiamo creando delle ragnatele di complessità in un sistema già molto complesso, quando il sistema chiede semplicità. Semplicità su dati oggettivi e valutabili. Perché quando ascolto il fatto di compensare degli elementi, di ragionare su aree di nuova costruzione, io parto dal presupposto che forse questo è un elemento che oggi non ha più nessun senso di esistere, perché questo territorio in generale ha bisogno di recuperare quello che c'è, ed è opportuno che si metta benzina su questo sistema, perché oggi l'economia deve ripartire da questi processi, e dal momento che riusciamo a valutare in maniera attenta qual è il patrimonio esistente da mettere in sicurezza, molto probabilmente automaticamente i discorsi di ragionamenti su area vasta per espandere decadono immediatamente. Ascoltavo l'assessore del comune di Morrodoro, ma altri tecnici dei comuni già nelle loro
prospettive, nelle loro pianificazioni hanno messo in campo queste cose. Quindi io direi, mettere in piedi meccanismi di relazione di complessità all'interno di un'area vasta crea delle problematiche secondo me assurde, ingovernabili e ingestibili. Se invece fossimo a conoscenza che c'è un dato del costruito che va messo in sicurezza perché c'è e lì forse va pure abbattuto perché è una conoscenza che esiste, ci mettiamo dei soldi all'interno, molto probabilmente rianimiamo un processo e questi discorsi ne potremmo parlare forse fra 30 anni perché non hanno nessun senso. E aggiungo oltre, sul problema infrastrutturale, un problema serio, il discorso dei fiumi o le opere di mitigazione all'interno di uno scenario veramente di una gravità inaudita per quello che è il sistema degli assi fluviali, vi invito a camminare un attimino sugli assi, quando lì bisogna intervenire prima ancora di ragionare su un discorso di mitigazione locale che secondo me ha pochissimo senso. Anche lì bisogna lavorare per chiedere opere di infrastrutture serie a governare quel degrado oramai in una fase talmente avanzata che stiamo proprio perdendo quel patrimonio naturalistico che ci appartiene. Molto probabilmente vedo anche lì si faceva riferimento al piano del Tordino, no? Come si relaziona all'interno di un piano territoriale, oltre al fatto che c'è una norma regionale in itinere sul discorso dell'urbanistica che deve ancora essere portata all'attenzione, a quello che diceva Falone, molto probabilmente saranno norme di carattere nazionale che andranno in contrasto con delle indicazioni di carattere locale. Quindi la mia attenzione è questa, è dire semplicemente, forse molto probabilmente necessita una ricognizione seria su degli aspetti che ci sono, su quali incidere, prima ancora di pensare di argomentazioni di carattere vasto. Faccio l'esempio al discorso delle aree industriali, no? Ma secondo me ci sono tanti di quei capannoni utilizzati che pensare di fare un raccordo, intervento su nuovi insediamenti che secondo me è fuori luogo e anacronistico. Fatto 100 di capannoni all'interno di un'area, il 70% sono abbandonati. Che senso ha riparlare all'interno di una pianificazione complessiva quando abbiamo un problema principale a monte di dire che ci facciamo, li smantelliamo, riattiviamo la produzione, ci facciamo qualcosa, li utilizziamo diversamente? Forse è il caso di cominciarci a preoccupare di questi aspetti che nell'immediato è quello che a noi serve, soprattutto per essere da stimolo all'alto, che passare dalle chiacchiere e cominciare a rimettere benzina, rigonfiare le gomme perché siamo a terra, perché solo in questo modo veramente. Poi ci possono stare strumenti che devono gestire, per l'amor del cielo, li condividiamo, siamo d'accordo, ma oggi le esigenze sono di altra natura. Questi sono gli aspetti che secondo me anche l'amministrazione, una fase di decadimento, perché oramai non, da qui a breve non svolgerà più queste funzioni, magari può essere l'occasione per stimolare questo tipo di confronto. L'idea è valutiamo quello che già c'è, perché saremo a posto per i prossimi 50 anni per rimettere a posto quello che già c'è, quello che è già stato consumato, piuttosto che pensare a ragionamenti complessi tra conferenze e servizi, area vasta, ma tata, si perderà del tempo per i prossimi 20 anni a ragionare di aria fritta e non affrontare quelli che sono i reali problemi che ci stanno sul territorio. Professore, chiedo scusa, non è che io sia contrario a quel tipo di strumento e pianificazione, ma fondamentalmente ho una mente un po' bagata a guardare quello, no, il problema. Però forse partire dal documento che è stato presentato e mandato a tutti potrebbe essere utile per rendere più comprensibile anche la discussione. Sì, ma l'ho visto gli strumenti di analisi, ma non vedo, dico, se traccio una linea lungo un asse, fatto polemica, però diciamo la nostra idea, per esempio, a partire da progetti strategici che riguardavano le aree industriali, non era certo quella di non utilizzare le aree dismesse, anzi è uno dei fondamentali problemi della provincia e del territorio anche regionale. Il problema è che molte di queste aree dismesse sono fuori gioco rispetto al mercato e anche alla possibile capacità di riconversione e riutilizzazione. Di questo dobbiamo prendere atto, è una questione fondamentale di cui dovremo in qualche modo discutere. Comunque, mi scuso per l'interruzione. No, prego, prego. Grazie. Non lo so, adesso non voglio assolutamente chiudere il dibattito, molto interessante, né voglio fornire una risposta solo io, poi magari chiederò anche ai colleghi di intervenire sulle questioni che non affronterò. Volevo fare diciamo una premessa, perché alcuni interventi hanno evidenziato come alcuni contenuti della variante normativa e della documentazione che è stata a suo tempo adottata possono costituire un appesantimento
addirittura burocratico delle procedure di governo del territorio e che anzi, diciamo, costituiscono in qualche modo la scoperta di una problematica di area vasta laddove le questioni possono essere risolte efficacemente a scala locale. E diciamo, la prima considerazione che faccio è che non siamo all'anno zero della pianificazione di area vasta. Questa è una sede provinciale che ha già un piano territoriale vigente, provinciale, che sicuramente ha dei limiti ed è il motivo per cui l'amministrazione a suo tempo ha pensato a effettuare una variante su questioni specifiche che riguardano il consumo di suolo, ma al tempo stesso questo strumento indica la possibilità e in qualche modo la necessità di superare i confini locali per risolvere alcuni problemi fondamentali. Li enumero e sono al centro della variante, ma credo anche al centro delle preoccupazioni di ciascuno di noi e di voi. La prima questione riguarda la possibilità di governare un territorio che ha dei problemi, delle trasformabilità e delle evoluzioni, delle dinamiche che superano in ogni caso i confini comunali. Credo che ognuno di noi lo sa, quindi è inutile che adesso pensiamo che ritornare all'interno di questi limiti ci consenta di risolvere i problemi delle aree industriali dismesse, delle aree di trasformazione insediativa, del mercato abitativo, perché il mercato abitativo non è che si rivolge al comune, ormai chi cerca casa la cerca in un bacino sempre più ampio. E questo vale per le aree polifunzionali, ovviamente per le infrastrutture, sicuramente per il sistema ambientale. Sono tutte questioni che travalicano addirittura i confini della provincia, ma certamente quelli del comune. Quindi il problema dell'area, del governo di area vasta, del territorio sovracomunale, è un problema comunque esistente. Ora si tratta di capire, naturalmente, come può essere affrontato efficacemente, superando ritardi, inefficienze, lacune, incapacità che abbiamo riscontrato negli ultimi anni. La seconda questione, anch'essa credo sotto gli occhi di tutti, è che la governance di questo territorio, più in generale di questo paese, si è modificata o sta cambiando per effetto della riforma del livello provinciale di governo del territorio e questo è un tema che naturalmente cambierà le condizioni di funzionamento delle istituzioni, superando o indebolendo quel filtro, quello snodo importante esistente tra il comune e la regione. Un problema che soprattutto per i comuni piccoli che hanno difficoltà di accesso alle istituzioni più centralizzate deve essere in qualche modo considerato. Da questo punto di vista, quindi, le conferenze di pianificazione non sono a pieno titolo una novità in assoluto, cioè sono un nuovo strumento, ma servono in qualche modo a individuare una area di mediazione istituzionale, di interlocuzione, di rappresentazione dei problemi e possibilmente anche di superamento dei conflitti che rischiano di non trovare nella nuova governance un livello adeguato di discussione e di compensazione. Seconda questione, diciamo, il territorio è anche sede di conflitti, di competizione. Spesso i comuni sono in rivalità quotidiana per quanto riguarda i flussi turistici, la rispondenza ai fabbisogni fondamentali della popolazione. E l'individuazione dei sistemi territoriali complessi ha l'ambizione di cercare di ridurre o perlomeno di organizzare il conflitto per cercare di superarlo nei suoi elementi più distruttivi. Diciamo, queste considerazioni generali adesso mi consentono di riaffrontare un po' le questioni caso per caso. Adesso ho preso delle note, magari le risposte saranno non del tutto esaurienti, chiedo alla professoressa D'Onofrio e al professor D'Annunzis di integrarmi poi subito dopo. Il primo intervento era dell'architetto Di Pineto, no, non ho registrato il nome, mi scuso. Sì.
diciamo, per quanto riguarda il tema fondamentale, quello appunto della autosufficienza della pianificazione locale su alcune questioni di natura fondamentale e in particolare per quanto riguarda i grandi interventi, le aree polifunzionali e così via. Ecco, a mio parere, questo è un po' il criterio che ha ispirato la provincia, i tecnici che hanno affiancato l'amministrazione nella redazione di questi strumenti, è proprio in questi settori che i confini di cui parlavamo prima si rendono poco utili, poco rilevanti, spesso addirittura dannosi nel aumentare la miopia degli amministratori che decidono di localizzare un'area commerciale. In passato avveniva proprio per le aree industriali che erano abitualmente al confine comunale e che consentivano quindi la duplicazione di aree attrezzate, aree specializzate che oggi sono il vero problema, la vera emergenza di questo territorio. Se all'epoca, adesso sto facendo un discorso per assurdo, queste scelte fossero state effettuate con una visione di area vasta, noi oggi avremmo molte meno aree industriali inutilizzate, magari sul letto dei fiumi, in aree a rischio idrogeologico, con problemi di messa in sicurezza che non possono essere affrontati perché mancano gli interlocutori, i proprietari sono andati via, la situazione fallimentare è tale da rendere le amministrazioni prive di strumenti reali. Quindi più il problema è costituito da destinazioni d'uso specializzate, più i confini comunali, la capacità del piano regolatore di tradizione di farsene carico rischia di essere insoddisfacente come strumento. Poi magari sulla questione che conosco meno della circolare per quanto riguarda le aree agricole chiederò magari ai colleghi di rispondere. Penso che comunque l'operatività dell'azienda agricola debba essere in ogni caso assicurata, quindi direi che non ci dovrebbero essere dei problemi, poi magari chiederò appunto conferma. Quanto alla seconda domanda era il Comune di Castelli. Allora, per quanto riguarda i limiti delle aree urbanizzate, da quando decorrono i 180 giorni? Dall'approvazione, immagino, dall'adozione. Sì. Specifica. Allora, sì, voglio specificare questa cosa. I comuni ricorderanno che da un anno circa la provincia ha mandato una richiesta, una scheda da riempire proprio per, diciamo, avere informazioni dai comuni proprio su questo tema. È da un anno, da più di un anno, penso. Pochi comuni hanno risposto a questa richiesta, quindi diciamo quello che trovate nel testo della variante normativa tiene anche conto di questo preavviso che era stato dato ai comuni e quindi i 180 giorni sono legati all'adozione, perché abbiamo la necessità, la provincia ha la necessità di sapere quello che è successo sul territorio provinciale, tenendo fede anche all'impegno che aveva chiesto ai comuni di ottemperare. Ecco, quindi in realtà considerate che non sono 180 giorni, questi 180 giorni si sommano a un anno di tempo che era stato in qualche modo già individuato come termine temporale. Sì, poi c'era una seconda domanda che riguardava l'obiettabilità della conformazione dei sistemi territoriali complessi, se non ricordo male. Ovviamente tutta la variante normativa è oggetto di potenziali osservazioni e quindi anche questa potrà essere presa in esame. Anche in questo caso devo dire che la provincia ha dedicato delle sessioni di discussione. La prima sessione di discussione ha riguardato proprio queste aree. Devo dire che in quell'occasione erano emerse poche obiezioni,
circa il disegno che era stato proposto dalla provincia. Però, ripeto, insomma, le osservazioni possono in qualche modo riguardare l'intera complessità delle questioni affrontate. E l'architetto Valentini di Moro d'Oro, se non ho registrato male, ha affrontato un tema con ampiezza. Io devo dire, sono molto d'accordo con le sue considerazioni e rispondo alla questione più delicata e più complicata, quella cioè che l'utilizzazione di nuovi strumenti come la compensazione ecologica potrebbe in qualche modo costituire un ulteriore appesantimento e in qualche modo carico per diciamo quelle amministrazioni o quelle aree, per meglio dire, perché spesso il problema ha un carattere microterritoriale, sono cioè ambiti territoriali che rischiano di farsi carico dei guasti prodotti altrove. Questo però purtroppo è un problema molto frequente in urbanistica. Purtroppo, nel senso che l'urbanistica, che è una materia a cui io sono molto legato perché la insegno, però è fortemente legata agli squilibri e spesso in qualche modo è resa necessaria proprio dalla necessità di compensare dei problemi che sono nati in precedenza. Adesso questa non è chiaramente una risposta, è però una risposta la necessità di affiancare strumenti di questo tipo con delle politiche attive. Naturalmente il piano non lo contiene, né lo contiene la variante normativa, però faccio riferimento per esempio a un istituto previsto dalla legge regionale sul contenimento del consumo di suolo, quella che ho precedentemente citato, che prevede che le aree e i comuni che si dimostrano particolarmente virtuosi nell'attuazione di questa legge possono essere oggetto di particolari incentivi. Quindi si tratta naturalmente di individuare delle forme di compensazione, ripeto però non all'interno di questa normativa, ma all'interno sia del funzionamento complessivo del piano provinciale, sia dell'attività della conferenza di pianificazione. Compensazione per esempio che è stata sperimentata con successo in altri territori con la perequazione territoriale, insomma, si tratta cioè di compensare quelle aree che si fanno carico per un territorio più vasto di localizzazioni o di politiche non particolarmente pregiate, può essere, che ne so, una discarica, un intervento che altri non volevano ospitare, e in cambio ottengono invece delle forme di compensazione. Questo però è un piano urbanistico, una norma tecnica valida erga omnes o una procedura di legge non è in grado di definire. Lo può fare solamente una politica di governo del territorio che caso per caso individua le questioni che si determinano e le modalità di affrontarle con il consenso di tutti o del maggior numero dei diciamo, partecipanti agli organismi. Un'altra questione importante è stata sollevata dalla rappresentante di Martinsicuro. Effettivamente diciamo, questi organismi spesso operano in sovrapposizione. Questo avviene sempre, avveniva con le comunità montane, con la provincia, con i piani di bacino, ed è soprattutto vero quando delle confini di natura amministrativa si sovrappongono a dei confini che sono dettati dalle caratteristiche fisiche del territorio. Un piano di bacino oppure un piano relativo a un contratto di fiume che è fortemente condizionato dal disegno dell'assa fluviale, naturalmente debbono trovare delle forme di coabitazione. E questo significa naturalmente partecipare per il comune a più momenti di incontro, e questo richiede una regia che la provincia dovrà continuare ad assicurare, perché altrimenti la sovrapposizione di questi luoghi di gestione, di discussione, di governo rischia di essere nella migliore dei casi paralizzante, richiedere un eccesso di riunioni,
una contraddizione tra le decisioni di un organismo e quelle di un altro. Naturalmente sono cose che vanno in qualche modo affiancate da una forma di apprendimento collettivo, perché sono cose che dobbiamo tutti imparare a fare, però diciamo la difficoltà non dovrebbe paralizzare, perché i problemi rimangono, esistono a prescindere dalla nostra volontà di affrontarli. La rappresentante dell'ANCE, il vicepresidente, pardon, dell'ANCE, e individuava nella compensazione ecologica una possibile ulteriore gabella, questo vale, che ne so, anche gli standard urbanistici, sono una tassa ulteriore? Però diciamo un quartiere residenziale senza gli standard urbanistici è vendibile? Un'abitazione che non ha servizi può essere venduta, o che ha una bomba ecologica al suo interno? No, guardi, è molto monetizzabile? Assolutamente no, ma infatti io non dico che deve essere una bomba ecologica, dico che già quando io metto in campo un piano attuativo, una lottizzazione, lì già io indico e realizzo i miei standard, giusto? La compensazione ambientale è una cosa dipende, in più. Prima di tutto dipende dalla dimensione della lottizzazione. Adesso ecco, dovremmo fare un discorso tecnico caso per caso. Il problema è che diciamo chi l'operatore diciamo del territorio, in questo caso il costruttore, si fa carico di un intervento di trasformazione di un suolo da agricolo a urbano. Facciamo il caso più semplice e in genere anche più comune. Per il bilancio ambientale di un territorio e di una comunità, questa trasformazione costituisce in ogni caso una diminuzione del tasso di naturalità di questo territorio. Credo che sia difficilmente controvertibile questo dato. Naturalmente, più l'area è edificata in precedenza, più questo incremento del tasso di artificializzazione o di denaturalizzazione del territorio è grave, perché naturalmente è un territorio in cui ci sono molte aree estese. Professore, mi consenta, sì. Noi quello che temiamo noi, che sia la temiamo come ulteriore tassa, perché la vediamo, abbiamo paura che questa cosa diventi un modo per compensare, no, delle cose che non sono state fatte prima, no? Cioè, se io faccio un quantitativo di edificazione, darò un quantitativo proporzionale, no? Farò un quantitativo proporzionale di attività legata all'ambiente. Cioè, noi vorremmo sapere se questa cosa non è un'aggiunta ulteriore. Magari se mancano degli standard da un'altra parte devo fare quelli miei e quelli dell'altra parte, perché ripeto, questa variante è molto, a nostro avviso, molto complessa, e ripeto, noi siamo d'accordissimo e vogliamo collaborare, però abbiamo riscontrato queste criticità, perché poi alla fine lo stiamo vedendo che quando succede qualcosa, dove si va a pescare sempre nell'immobiliare, perché l'immobiliare è quella che si vede alla luce del sole. Non andiamo a tassare i redditi, andiamo a tassare le case, perché stanno lì, si vedono, insomma, almeno quelle sicure. Purtroppo vengono tassate, no, vabbè, almeno il mio è tassato. Non voglio uscire fuori dal sentiero, per l'amore di Dio, però ecco, ripeto, questa compensazione ambientale noi vorremmo capire, perché da come l'abbiamo letta ci sembra un'ulteriore tassazione, perché siccome quando noi andiamo a fare un piano attuativo, lì già c'è considerato la parte dell'ambiente, perché si parla di compensazione ambientale? Quindi significa che oltre a quello c'è un'altra cosa ancora, perché evidentemente precedentemente non è stata fatta, e quindi chi la fa la facciamo noi. Grazie. E poi mi riferisco, professore, lei ha detto una cosa sacrosanta, cioè c'è stata sempre grande competizione tra i vari comuni.
E secondo noi non si risolve facendo conferenze di pianificazione, perché purtroppo c'è sempre l'alternanza della politica. 5 anni governa, amministra un sindaco, 5 anni amministra un altro. Non si riescono mai a creare quelle relazioni stabili. Va bene, quindi magari se io oggi riesco a creare un dialogo, il sindaco che viene dopo non ci dialoga più con me, e sarà sempre una lotta interna, perché magari incominciamo a dire, il comune, vedi, dentro casa mia non mi fanno fare il centro commerciale, invece quelli lo fanno, perché loro sì e noi no. Si discute. Allora, purtroppo non c'è questa maturità, ma non nei comuni, però nell'essere umano è così. Allora ci deve essere, a nostro avviso, un organo sovraordinato che stabilisce, che regola e educa questi territori, che potrebbe essere la provincia, non la macroarea. Beh, adesso il discorso rischia di, come dire, ampliarsi molto e diventare di carattere molto generale, interesserebbe forse solo alcuni di noi. A me interessa molto, ma forse questo non è il momento per individuare la competizione tra differenti modelli di governo o meno. E io dico semplicemente che la compensazione ecologica ha questo obiettivo fondamentale, quello cioè di rendere per la comunità relativamente indifferente che il processo di urbanizzazione comporti un'ulteriore occupazione di suolo naturale, nel senso che quello che prima era garantito dal territorio agricolo verrà garantito da un ulteriore investimento in masse vegetali, in copertura, rinaturalizzazione del suolo, eccetera. Questo è un principio di natura generale. Naturalmente una legge e anche il quadro, le norme tecniche di uno strumento di pianificazione non possono risolvere il tipo di intervento caso per caso. E ogni strumento di pianificazione che coerentemente con questo principio di natura generale dovrà valutare con naturalmente la condivisione di tutti i possibili portatori di interesse, la possibilità che in quel determinato territorio questo principio abbia un senso e serva a risolvere dei problemi. Io non posso garantire che ovunque questa cosa sia applicabile e sia utilmente applicabile. Detto questo, però, a me sembra che il tema è affrontato, devo dire, non per la prima volta dalla provincia di Teramo, questo sia chiaro. Molte province italiane hanno introdotto la compensazione ecologica nei propri strumenti e lo hanno fatto per effetto di una crescente preoccupazione dei cittadini, a prescindere dalla loro attività economica, per la qualità dell'ambiente in cui vivono. Cioè, non stiamo parlando di una astratta aspirazione ad un ambiente incontaminato. Parlo semplicemente del fatto che la qualità della vita nella città e anche negli insediamenti, a volte di media o di piccola dimensione, è complessivamente peggiorato nel corso degli ultimi anni per effetto dei processi di trasformazione insediativa. Ora, è chiaro che gli ultimi probabilmente sono costretti a farsi carico anche delle responsabilità precedenti, ma questo vale per tutti. Anche noi stiamo pagando le tasse per conto di quelli che hanno creato il debito pubblico 30 anni fa. Quindi, ma non ci sono altre possibilità, non è che posso dire fate pagare il mio nonno, è una tassazione in mio nonno non è più in vita. Quindi è una tassazione in più. È un contributo. Chiamiamola come ci pare, sempre soldi da cacciare in più soldi. Vabbè, ma l'operatore economico deve anche farsi carico. Benissimo, perché noi siamo imprenditori responsabili, noi piace migliorare il territorio. Io non ho molte altre cose da dire, non so se i miei colleghi vogliono intervenire. Sì, si sente? Sì, no, io solo un paio di cose, perché appunto sono emersi tutta una serie di aspetti
che io ritengo, che condivido moltissimo, che riguardano però un tavolo di discussione non pertinente, mi sembra, perché sì, qui stiamo discutendo delle variazioni alla normativa di un piano territoriale di coordinamento provinciale. E quindi dobbiamo ragionare all'interno di questo ambito. Io condivido tantissimo le cose che sono state dette, soprattutto perché le viviamo costantemente sulla nostra pelle, no? Di professionisti, di imprenditori, di amministratori. È vero anche che però credo che le problematiche debbano trovare delle sedi opportune per essere in qualche modo affrontate e risolte. Noi abbiamo cercato di affrontare e risolvere le problematiche che ad una ricognizione dello stato di attuazione dell'attuale piano territoriale di coordinamento provinciale emergevano come eclatanti e soprattutto non potevano più attendere delle risposte. E vado al dunque. La variazione proposta, come si diceva prima, fa riferimento ad una indagine più ampia che è stata fatta nel territorio provinciale, che sono ormai diversi anni che sta procedendo con la collaborazione delle amministrazioni comunali, delle associazioni, di tutta una serie di interlocutori che più volte sono stati chiamati a sedersi attorno al tavolo proprio per capire quali erano le fragilità, i punti di critici dell'attuale strumentazione della programmazione, pianificazione e gestione del territorio provinciale. E sulla base di questi elementi sono emersi tutta una serie di questioni che una ipotetica rivisitazione dello strumento provinciale dovevano trovare in una ipotetica, in una eventuale rivisitazione dello strumento provinciale dovevano trovare una soluzione. Tra questi è evidente, come dire, quasi lapalissiano, che esistono tutti gli aspetti di carattere ambientale, dalla salvaguardia della rete idrogeologica alle questioni più ampie, ma non sto qui a ripeterle perché tanto le conosciamo tutte quante, così come sono emerse, è emerso come eclatante il problema della sovrapproduzione edilizia, soprattutto in ambito produttivo e anche in alcuni ambiti della sovrapproduzione edilizia di carattere residenziale. È evidente che questi aspetti, per quanto possibile, dovevano trovare una collocazione all'interno di questo processo di rivisitazione del piano. Per cui, se da un lato lo strumento, le variazioni allo strumento in qualche modo precisano degli atteggiamenti che le singole amministrazioni dovranno avere nel momento in cui andranno a predisporre i loro strumenti urbanistici, perché poi comunque lo strumento urbanistico di riferimento rimarrà quello comunale, è evidente che però uno strumento di coordinamento di livello provinciale doveva necessariamente riproporre con forza alcune questioni. E qui ovviamente la questione degli insediamenti produttivi, la necessità di fare una corretta ricognizione delle aree produttive esistenti sul territorio comunale, non soltanto per verificarne la dimensione, ma anche per verificare lo stato di attuazione e lo stato di attività di ciò che è stato attuato, non poteva che essere un elemento determinante previsione di ulteriori aree di espansione. Diceva bene prima l'ingegner Marcozzi quando dice è inutile che stare a ragionare sulle nuove espansioni, dobbiamo prima pensare a come eventualmente rimettere sul mercato o ottimizzare o razionalizzare gli insediamenti esistenti. Bene, punto. La norma che è stata introdotta dice proprio questo, dice vista la condizione generale i comuni prima di prevedere nuove aree di espansione dovranno monitorare il proprio territorio, monitorare lo stato di attuazione delle proprie zone produttive, vedere a che percentuale di attuazione sono pervenute, verificare l'eventuale inutilizzazione di aree, e per questo, perché poi ci sono le aree dismesse, ma ci sono anche le aree realizzate e mai utilizzate, no? Conosciamo perfettamente tutti i capannoni abbandonati, c'è stata una ricognizione specifica, abbiamo valutato che solo nella Valle del Tordino ci sono circa 700.000 metri quadrati di aree produttive non utilizzate. Quindi questo è un dato eclatante. Allora
È ovvio che il piano di coordinamento provinciale questi aspetti li deve sottoporre all'attenzione di chi è chiamato a definire gli strumenti di pianificazione e gestione del territorio, che sia poi quello comunale, che sia quello poi di ambito vasto. Questo poi possiamo trovare si può trovare una condivisione su questo aspetto, però che chi da oggi in poi, e non prima, perché poi ricordiamoci, anche questo è un altro aspetto, qui non si sta parlando di ciò che è accaduto fino ad oggi, che è stato preso come in qualche modo dato di fatto ai noi, no? Ma invece si sta parlando di ciò che si dovrà fare. Non si sta intervenendo sui piani già fatti, che mantengono ovviamente una loro legittimità, le previsioni sono state in qualche modo assentite da tutti gli organi, quindi i piani regolatori vigenti mantengono una loro legittimità. La questione è un'altra: da questo momento in poi i comuni che in qualche modo si indirizzeranno a rivedere il proprio strumento di pianificazione comunale devono o non devono in qualche modo considerare questi aspetti? E questa è la questione. Ecco, il piano territoriale, le norme introdotte sottopongono all'attenzione di chi sarà chiamato successivamente a produrre gli strumenti di pianificazione, sottopongono a questi soggetti alcune condizioni critiche del territorio, richiamandoli a considerarli e a trovare delle soluzioni. E qui mi riaggancio alla questione delle compensazioni ambientali. Bene. Sappiamo perfettamente che ci sono dei comuni più virtuosi, potremmo dire, e dei comuni meno virtuosi, ma non parlerei di comuni, parlerei di, come dire, di insediamenti, di contesti più virtuosi e meno virtuosi, situazioni in cui la qualità urbana, ambientale nel suo complesso, ma anche quella urbana nel caso degli insediamenti, è stata più tenuta in considerazione. Ci sono altre realtà in cui questi elementi, questa qualità, questa attenzione è stata invece sottoposta a logiche di natura diversa. Fin qui, come dire, non possiamo farci niente. Il problema diventa da oggi in poi che cosa si vuole fare. Allora, se i soggetti che saranno chiamati a pianificare il proprio territorio, nel momento in cui andranno a pianificare, il piano non dice di quanto deve essere la compensazione, dice che i comuni comunque devono mettere in atto delle azioni di compensazione. È ovvio che queste azioni di compensazione potranno essere modulate sulla corrispondenza dei singoli territori, delle singole realtà, alla qualità complessiva del territorio di riferimento. Quindi, come dire, se ci sono state delle realtà più, di nuovo, virtuose, probabilmente avranno bisogno di compensare meno. Se ce ne sono state altre, invece, che hanno badato fino ad oggi ad altri obiettivi, dovranno ricondurre questi obiettivi all'interno di un equilibrio. Ma badate che questo aspetto non è nuovo, perché sappiamo perfettamente che all'interno dei piani regolatori di carattere generale, comunali, la compensazione, fra virgolette, esiste già, nel senso che sappiamo che nei piani regolatori, nel momento in cui ci si occupa di ambiti di territorio che magari possono compensare degli insediamenti preesistenti che hanno scarsa dotazione di standard, le aree di cessione vengono leggermente aumentate proprio per andare a compensare le mancanze a livello del territorio comunale. Quindi non ci spaventiamo intorno a questo aspetto. E chi acquista quei terreni sa perfettamente quali sono le potenzialità, sa perfettamente quali sono le condizioni. Quindi, come dire, in una logica complessiva l'imprenditore ovviamente fa la sua parte, nel senso sceglierà quelle realtà probabilmente che consentiranno di agire in un modo diverso, perché, ripeto, stiamo parlando al futuro e non al passato. I piani regolatori vigenti sono fatti salvi, per cui ad oggi tutto ciò che c'era continua ad esserci. Il problema è la programmazione futura, la gestione delle trasformazioni future, se deve o non deve riorientarsi e riequilibrarsi sulla base di nuovi paradigmi, che sono paradigmi di qualità probabilmente, che incidono e forse valorizzano anche l'intrapresa privata. In questo
passo anche alla questione che è stata posta, gli ambiti sono ambiti molto disomogenei, no? Comuni della costa messi insieme a comuni dell'entroterra. Bene, è ovvio che un piano ha al suo interno anche delle politiche. E le politiche di gestione del nostro territorio, così come oggi le abbiamo conosciute, ha portato allo stato in cui ci troviamo, cioè situazioni di costa che conosciamo perfettamente, situazioni medio-collinari che conosciamo altrettanto perfettamente, situazioni di abbandono e di degrado delle aree pedemontane e montane. Ora, la visione evidentemente deve essere in qualche modo ribaltata, esistono degli squilibri non indifferenti, un piano territoriale di coordinamento non può non tenerne conto, ma non ne tiene conto non soltanto per un fatto di riequilibrio del territorio, ma per un fatto di competitività territoriale all'interno di un sistema molto più ampio. La complessità del territorio della provincia teramana, che attraversa da monti a valle tutta una serie di paesaggi, noi riteniamo che sia un valore da non appiattire e che all'interno di politiche del territorio trovino spazio contemporaneamente aspetti che riguardano la costa e aspetti che riguardano tutto il territorio che è stato fino ad oggi considerato alle spalle della costa. È un dato a cui non possiamo più sottrarci, perché lo riscopriamo ogni stagione nel momento in cui arrivano poi i bollettini della qualità delle acque, della qualità. Perché questo? Perché evidentemente le politiche di pianificazione e di gestione di questo territorio sono state viste solo, esclusivamente fino ad oggi, per ambiti omogenei. Noi il piano strategico, di cui evidentemente in questa variante normativa non si dà totalmente atto, sovrappone agli ambiti territoriali, che sono degli ambiti ottimali, ma per consuetudine di rapporti tra le amministrazioni, per omogeneità geomorfologica e non omogeneità insediativa, a questi ambiti il piano strategico, le linee guida di questa nuova visione del futuro, sovrappone un altro livello che è quello dei progetti strategici. Cioè è evidente che i comuni della costa hanno le loro problematiche che si sovrappongono ai singoli ambiti, ma che hanno una caratterizzazione specifica ed è legata a determinate tematiche che vanno necessariamente studiate e necessariamente affrontate unitariamente. Questo però non significa che ad un livello, come dire, di base, ad un livello di pianificazione complessiva del territorio, quelle problematiche non possono trovare le loro ragioni anche a partire da una considerazione degli ambiti a monte. No? Quindi aree produttive, depurazioni, caratteri insediativi del territorio e via dicendo. Ora, le variazioni che sono state introdotte in questa normativa, di nuovo, non mettono in discussione ciò che è stato fino ad oggi, tant'è che si dice che i comuni all'interno di quelle che sono le previsioni attualmente vigenti possono continuare ad operare tranquillamente. Il problema è nel momento in cui si prevedono delle variazioni rilevanti di quella pianificazione e programmazione, variazioni che non sono apparentemente giustificate immediatamente da un'analisi delle condizioni insediative e dello stato di attuazione delle pianificazioni e che pertanto hanno bisogno di una condivisione di più ampio respiro, proprio perché l'incidenza di quelle nuove previsioni non può che essere condivisa ormai da un ambito appunto territoriale complesso e non omogeneo, cioè un ambito che racchiude in sé le diverse caratteristiche del territorio, non perché lo diciamo noi, ma perché nei fatti è così. Se gli ambiti poi sono definiti in maniera corretta o meno, questo siamo qui appositamente, noi abbiamo fatto una proposta, ci siamo incontrati più volte con i singoli ambiti, se non sbaglio, o comunque con i comuni appartenenti ai singoli ambiti, per cercare di precisare, in qualche modo
rettificare eventuali impressioni errate che si potevano emergere da queste proposte. Però è evidente che tutto questo, siccome in realtà la vera fase delle osservazioni parte dall'adozione, quindi la partecipazione, diciamo, ufficiale è quella delle osservazioni, nulla esclude che possano intervenire delle proposte di variazione alla perimetrazione di questi ambiti che tendono a ulteriormente a precisare, sulla base evidentemente di ragionamenti condivisibili, le perimetrazioni effettuate. Grazie. Aggiungere velocissimamente solamente tre cose. La prima è che nella stesura di questa variante normativa del piano strategico noi siamo incappati nella legge regionale 24 e questa non è una cosa di poco conto, perché quella legge affida alla provincia la gestione di un dimensionamento che viene stabilita dalla regione e poi attribuita alla provincia. Quindi la provincia poi dovrà attrezzarsi per individuare i criteri per l'attribuzione di questa nuova edificabilità, presunta e possibile. Vedremo cosa dice la regione. Quindi questa variante normativa risponde sicuramente a uno tra gli obiettivi di rispondere a questa diciamo volontà della regione, quindi non dimentichiamoci anche questa cosa, perché comunque questa cosa poi andrà gestita e trovarsi pronti a gestirla secondo me è importante, altrimenti veramente rischiamo lo sfascio completo in una fase appunto di transizione in cui la provincia non sarà più quella che è stata fino adesso. Chiedo scusa, io non voglio essere troppo invadente. Sapete che il Consiglio dei Ministri ha impugnato questa legge regionale adesso? Allora, guardate, noi andiamo avanti per quello che attualmente, diciamo, è definito a livello della regione e, diciamo, dagli andamenti generali che si hanno in questa situazione. Quindi rispondiamo, questa variante risponde a quello che attualmente è il quadro normativo, giusto? Altrimenti... Esatto. Quindi non è un tema nuovo, se ne parla in tutta Italia di contenimento e consumo di suolo, credo che sia abbastanza matura la decisione in merito, poi potranno esserci dei cambiamenti, ma pensare che si torni a come si faceva prima, francamente lo ritengo difficile. Quindi questa è la situazione, agiamo perché la situazione è cambiata e tutti quanti dobbiamo capire che la situazione è cambiata, che niente è più come prima e che questo vuol dire che gli enti territoriali, i professionisti, il mondo dell'università, perché ci siamo anche noi, e anche gli imprenditori prendano atto dei cambiamenti. Allora, se nel resto d'Italia, a partire dalle regioni più evolute, tra virgolette, no? Quelle che di solito ci fanno scuola, la compensazione ambientale è ormai entrato nella norma dei comportamenti e ha cambiato il modo anche di valutare la qualità insediativa. Prendiamone atto. Adesso saranno i comuni che decideranno, perché è giusto che sia così, all'interno dei loro regolamenti, come deve avvenire questa compensazione, diciamo il budget, le opere, eccetera. Però questo è un principio che ormai è acquisito. Noi dobbiamo andare avanti in questa direzione perché troppo abbiamo sprecato tutti quanti e tutti nel passato e quindi dobbiamo fare i conti con un territorio che non risponde a nessuna qualità. Allora, questo è, no, ripeto questo, perché uno dei principi, noi non l'abbiamo detto perché oggi il tema era un altro, era la variante normativa, non era il piano strategico. Il piano strategico ha come primo obiettivo innalzare la competitività di questo territorio. Per essere competitivi dobbiamo migliorare la qualità di questo territorio a partire dagli insediamenti. Questo va fatto, ripeto. La compensazione poi andrà discussa, andrà regolamentata. Su questo penso che tutti quanti siamo d'accordo, ma questo è un principio su cui non si può tornare indietro.
nella maniera più assoluta, perché è un requisito della modernità, del fatto di prendere atto che siamo in un periodo storico particolare, che dobbiamo combattere contro gli effetti dei cambiamenti climatici, che non sono cose che sono degli altri territori, ma sono dei nostri territori. Per cui entriamo in crisi ogni volta che c'è un'alluvione, no? Che c'è, o meglio, che c'è un acquazzone, che poi diventa alluvione perché non sappiamo gestirlo. Un altro tema invece importante, l'attenzione, e questo diceva giustamente il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri, per la riqualificazione urbana o addirittura per la rigenerazione urbana nei casi, diciamo, di maggiore sensibilità nei confronti. Questo riguarda anche il residenziale, perché Marco ha parlato prima del sistema artigianale industriale. Guardate che la richiesta che viene fatta ai comuni di metterci nelle condizioni di sapere quello che è accaduto nei loro territori risponde anche a questo, cioè di capire quello che si può riqualificare. Si parte da lì, perché se ci sono delle aree, penso le aree artigianali all'interno dei nuclei insediativi, quindi che fanno parte dell'urbano a tutti gli effetti, è chiaro che si dovrà partire da quelle situazioni prima di, diciamo, consumare altro suolo. Questo è un principio che all'interno della variante normativa viene analizzato e viene normato. Tutto qua. Grazie. Volevo solo aggiungere una cosa. Fra l'altro, proprio per questi termini che vengono imposti dalla legge regionale, no? Il fatto che la Regione si dà 6 mesi per dettare le sue condizioni insediative, potremmo dire. E noi potevamo fare 2 cose, attendere che la Regione si esprimesse, desse le sue percentuali e poi con un processo, come dire, meccanico, deterministico, in base al numero degli abitanti, affidare, assegnare, spalmare sul territorio la quota di edifiche di nuove insediabilità che la Regione in qualche modo individuerà. Ecco, questo sarebbe stato, a nostro avviso, un modo come dire, per aggravare ulteriormente il sistema territoriale. Da qui ai 6 mesi che intercorrono per la rispetto alla indicazione da parte della Regione, invece abbiamo la proposta che è stata fatta con la variazione normativa, è stata quella di dire: strutturiamoci, cerchiamo di capire i dati, appunto, come si diceva prima, cerchiamo di capire quali sono le effettive esigenze dei territori, cerchiamo di strutturare un'idea attorno ad un processo di trasformazione e di sviluppo di questo territorio, per poi, non appena la Regione avrà i suoi elementi ci consegnare i suoi elementi, essere in grado anche di interloquire con la Regione, perché appunto tutti questi non è semplice il modo con cui queste quote di insediabilità saranno capire in che modo le quote di insediabilità saranno assegnate. Allora trovarsi pronti, trovarsi con le carte in regola per poter poi andare a interloquire la provincia, i comuni, con gli organismi regionali che in qualche modo assegneranno queste cose, forse può essere un'azione utile per tutti coloro che in qualche modo sono interessati alla trasformazione territoriale, cioè avere i dati, avere le prospettive, avere un progetto di territorio rispetto al quale poter far confrontare anche la Regione stessa, no? Anziché andare e ragionare in termini di slogan che poi alla fine, come si sa, hanno sempre scarsa possibilità di essere accolti. Era solo questo. Vorrei fare alcune considerazioni, premesso che i documenti non li conosco assolutamente, però vorrei dire innanzitutto che il discorso di consumare meno suolo, la nostra associazione lo porta avanti da tanti anni e finalmente, una volta che a livello nazionale si è incominciato a parlare di questo argomento, dice, ah,
forse ce l'abbiamo fatta. E, però adesso mi riallaccio col discorso che faceva il signore lì a destra, quando parlava, dimentichiamo il passato, ora c'è una nuova politica, anche i tecnici sono più coscienti, eccetera, eccetera. Io purtroppo il passato non lo posso cancellare, perché il passato è fatto di organismi, enti, quindi provincia, comune, eccetera, che hanno prodotto il dissesto nel territorio. E gli enti cambiano le teste, ma la politica è sempre la stessa. Questo discorso della compensazione di cui si parla, io forse l'avrei potuto anche accettare se fosse stato episodico per alcune cose e basta, no? Una cosa temporale. Ma se diventa una regola, mi sembrerebbe quasi, no, quella regola che dice chi te li solde, detto in dialetto della mano, fa li solde. Allora, quello che può si sceglie il posto, no? Tanto faccio la compensazione, no? E alla fine, no, il territorio in qualche modo lo devastiamo. Faccio un esempio stupido, il motodromo di Montorio, no? Che sembra che domani viene fatto, eccetera, poi non so quando si farà, però questi hanno intenzione di devastare una collina, no? Un ambiente paesaggisticamente favoloso, eccetera. E come compensazione al comune hanno la realizzazione di due strade di accesso per rendere più agibile. Cioè, io dalla politica, così come strutturata, non mi fido più. Allora, se vogliamo fare una compensazione, facciamo in modo che negli organismi preposti a valutare, eccetera, ci sia la rappresentanza anche di altra gente, associazioni particolari che curano il territorio, eccetera, perché non è possibile seguitare a fare lo stesso tipo di politica. Io capisco che tu sarai sicuramente, come si dice, buono, bravo, eccetera, però ci sta tanta gente di cui purtroppo ormai non ci possiamo fidare più. Quindi io dico, la normativa nazionale dice no al consumo del territorio, ben venga. Poi, se esisteranno dei problemi particolari, magari li vedremo strada facendo, se è possibile. Poi non è detto che tutto si debba fare nel mondo. Qualche volta possiamo anche dire no, questo non si può fare, punto. No, che arrivo io e dico, ma facciamo la compensazione, guarda, io mo faccio questo, poi ti ridò quello, facciamo... Mi sembra una cosa un po'... Tutto qui. Ma faccio semplicemente una considerazione di tipo generale. I casi particolari esistono, diciamo che in realtà sono tutti casi particolari. Quelli di cui ci occupiamo noi, per definizione, sono casi particolari. Il problema è che un caso particolare dopo l'altro il territorio si trasforma. Allora, due questioni. Se la politica non funziona, non è compito nostro, né qui né in questo momento, decidere se funziona o meno o fare qualcosa perché funzioni meglio. È un problema suo e di tutti quelli che stanno qui dentro, noi incompresi, ma come cittadini, non come tecnici che si occupano di un nuovo strumento di pianificazione. E per quanto riguarda il tema della compensazione, effettivamente è vero. Ma questo vale sempre. Per esempio, gli standard urbanistici. Gli standard urbanistici prevedono che negli strumenti di piano si individuino le aree dove, a cui affidare la compensazione in termini di servizi per il verde, eccetera. Nei piani spesso queste aree sono state scelte privilegiando territori franosi, i cigli, le fasce lungo i fiumi, aree comunque non utilizzabili, spesso nemmeno accessibili. Questo, diciamo, da un punto di vista di metri quadri, quantitativo, rispondeva alla legge. Naturalmente non obbediva alla necessità di consentire al cittadino di godere di una qualità adeguata. E questo è il piano che lo può decidere, non c'è nessuno strumento di legge che possa individuare caso per caso la soluzione. Gli strumenti di piano e la capacità dei processi di partecipazione di garantire che i piani vengano fatti bene e vengano attuati è condizione fondamentale. Quindi
il WWF, le altre associazioni ambientaliste, i singoli cittadini e perché no anche i partiti politici, se cominceranno ad occuparsi di questo tema, hanno questo compito. Però diciamo in questa sede, nelle discussione su una norma tecnica di attuazione, dobbiamo solo, penso, decidere se queste norme sono funzionali in linea astratta a garantire questa possibilità. Se non lo sono, d'accordo, però non possiamo trincerarci dietro il fatto che la politica è cattiva e corrotta. Può essere, però diciamo ci sono anche politiche migliori. Avete i risultati, quindi lo so. La legge perché non ha funzionato. Sì, vabbè, ma non possiamo fare leggi a funzionamento pregresso. Alfonso. Possiamo occuparci solo di ciò che avviene da oggi in poi. Ci sono altri interventi? Mi pare di no. Allora, come andare avanti? Come eventualmente poi tecnicamente le osservazioni che dovranno pervenire a noi, come, quali sono le modalità? Io adesso do la parola a Giuliano, pensando anche che non ci sia ancora bisogno di ulteriori incontri, perché se c'è bisogno di ulteriori incontri, ovviamente noi siamo a disposizione. Le problematiche sono state in qualche modo affrontate. Mi pare di capire che gli obiettivi che hanno strutturato la variante Alpiane sono tutti condivisi, mi pare di capire, anche da parte del rappresentante dei costruttori. Pone delle questioni ancora di tassazione, penso che ponga delle questioni, ma se non erro, la filosofia e gli indirizzi strategici del piano e le ragioni della variante normativa penso che siano condivise un po' da tutti, mi pare di capire. Le modalità poi attraverso le quali si arrivi a raggiungere questi obiettivi è chiaro che è oggetto di discussione, oggetto di riflessione, di proposte, e le ragioni delle osservazioni stanno proprio in questo senso qua. E per cui chiunque, come apporto collaborativo e non come contrapposizione, non come contrapposizione nel senso, mi pare di capire che nessuno ha messo in discussione le ragioni e il senso. E allora io ritengo che se non c'è ancora bisogno di ulteriori incontri, si possa andare a definire tecnicamente come produrre le osservazioni. Adesso Giuliano ci dirà come produrre tecnicamente le osservazioni. Se il rappresentante dell'ANCI ha qualcosa ancora da dire. Assessore, io non volevo più intervenire perché ho parlato troppo oggi, no? Allora, cioè, il mio intervento io non vorrei che si banalizzasse e si riducesse al problema della tassazione. La tassazione ulteriore ci sarebbe, noi ne prendiamo atto e va benissimo, no? Io quello che diciamo solamente, no, se ce la vogliamo dire, che noi ci siamo ritrovati, ovviamente non per polemizzare, attenzione, perché mi rendo conto che è sempre difficile gestire queste varianti e quant'altro, però noi ci siamo ritrovati a adottato un piano dove noi non siamo stati considerati, oppure siamo stati considerati 10 giorni prima dall'adozione. Adesso quello che dicevo, adesso sono esplicito perché poi se non sono chiaro magari rischio di essere banalizzato ad altro, no? Adesso il piano è stato adottato, cerchiamo di fare attenzione almeno sulle norme tecniche, sulle norme attuative delle aree vaste. Questo è il punto centrale. Era una battuta quella mia, quella di dire c'è un'ulteriore tassazione perché è un dato di fatto, ma va benissimo e ne prendiamo atto, no? È un fatto di mercato. Quello, il punto centrale, il punto serio, è che la normativa è complessa,
va fatta, va mandata avanti, va benissimo il consumo, ridurre il consumo del suolo, però stiamo attenti perché poi i guai li passiamo noi, li passiamo. Quindi voi della politica fate benissimo e fate il vostro lavoro. Quello che vogliamo dire noi, non cerchiamo di accelerare troppo i tempi per portare avanti un obiettivo e poi ritrovarci problemi dopo, perché una volta approvate le norme, che poi si scaricano ad altri enti, poi la matassa da sbrogliare e non si risolve più. Questo era semplicemente il mio intervento che volevo fare dall'inizio. Ripeto, senza polemizzare, perché ci rendiamo conto, oppure noi andiamo in consiglio, in associazione, con i costi già preconfezionati e si devono approvare, perché mi rendo conto che non è facile gestire un'attività e quant'altro. Ora era semplicemente una cosa che noi abbiamo provato a dialogare con te prima dell'adozione, non ci siamo riusciti, adesso c'è questo problema, cerchiamo di adottarlo e vi prego di non banalizzare la cosa come quando io mi sto a lamentare che ci stanno altre tasse. Quella è una banalità e ne prendiamo atto, va benissimo, però rendiamoci conto, perché non sono solo io, ci sono anche altri comuni che hanno evidenziato questa criticità e questa cosa va gestita, perché secondo me non si gestisce così con le macro aree, è impossibile, perché avremo dei problemi. Lo deve fare un organo sovraordinato, non lo può fare la macroarea. Questo è un nostro parere, un nostro contributo che siamo qui per, se vi fa piacere, a darlo, ma ripeto, non è per indicare dove sta l'errore, per aggredire qualcuno, assolutamente questo non è. Siamo qui solamente per dare un segnale, questo è. Grazie. Allora, io non, come tu non vuoi polemizzare, figurati se io voglio polemizzare. Ho detto la tassazione, l'ho banalizzato, ma però è la terminologia che tu hai utilizzato, la tassazione, è un'ulteriore tassazione. Perfetto. E però sulla questione che siete stati invitati alla condivisione e partecipazione a questa variante 5 giorni prima, se 10 giorni, se è vero così, io devo dire agli uffici come mai non sono stati invitati i rappresentanti, cioè l'ANCE. Io adesso andrò a verificare. Però voglio anche dirti che ci sono stati incontri con il presidente, con il direttore che ha partecipato, e devo anche dire il quale direttore ha partecipato attivamente e dando dei grossi contributi, perché devo dirlo, era uno dei pochi, se non l'unico, che aveva letto e in qualche modo approfondito la variante e la normativa. Quindi la tua associazione ha partecipato, adesso se negli ultimi 10 giorni non lo so, e ha dato anche dei grossi contributi di riflessione. Adottato in questa maniera, per dire, il piano d'area, la macroarea ormai purtroppo è uscita in questa maniera. Sulla macro, cioè per macroarea intendi le unità territoriali complesse? È stato detto stracciamo, perché abbiamo dato questo contributo. Adesso, che, ripeto, stiamo attenti ad attuare questa normativa d'attuazione. Tant'è che... se sbaglio, perché noi dicemmo, noi abbiamo detto che non eravamo d'accordo ad approvare la macroarea, però siccome si è stato voluto adottare per forza in questa maniera, noi abbiamo, se non erro, ditemi voi, abbiamo tempo 6 mesi per regolamentare la conferenza di pianificazione all'interno delle unità territoriali complesse, quindi non è che tutto inizia con la vigenza del piano. Comunque, assessore, abbiamo recepito delle riflessioni su delle questioni puntuali e recependole abbiamo creato anche lo spazio temporale affinché si possa tornare dentro, ma su di come poi le norme si vanno ad attuare, l'esito concreto delle norme, se simularle le norme, è sempre abbastanza difficile. Quello che a me preme, e lo ribadisco,
mi pare di capire che sulle questioni che hanno indirizzato, strutturato e le ragioni per le quali siamo arrivati a una variante normativa e al piano strategico provinciale sul contenimento del consumo di suolo, credo che sia stato condiviso da tutti. Io, e su questo, bene, le modalità, gli strumenti che sono innovativi, ma sono innovativi perché in qualche modo, come diceva il professore, le condizioni sono cambiate. Le condizioni oggettivamente sono cambiate, è un modello di sviluppo che è finito. Qualcuno dice, vabbè, ma se non si costruisce più, essendo l'edilizia il volano dell'economia, significa che è un territorio che non cresce più. Tu sai che non è così. Tu sai che, per esempio, parlo di Teramo, dove adesso è ubicato l'istituto zooprofilattico, la scheda prevede 300 nuovi appartamenti. Noi abbiamo delle aree e dei contenitori dismessi, la caserma dei vigili del fuoco. Quindi l'attività edilizia non si svolge solamente con le nuove edificazioni, ma si può svolgere anche rigenerando, ristrutturando, riqualificando l'esistente. Beh, allora, non ce lo voglio dire, no, siccome sembra quasi che si blocchi la crescita perché è un piano che blocca, è un piano che non blocca niente, è un piano che fa riferimento a delle analisi, a un'analisi oggettiva, e si pone la questione dell'attrattività di un territorio e della competitività di un territorio, che passa probabilmente anche attraverso la salvaguardia dello stesso. Può darsi che passi anche attraverso la salvaguardia del paesaggio, può darsi che passi anche attraverso la valorizzazione delle zone agricole. Sono delle questioni, sono dei temi, rispetto ai quali temi noi ci stiamo dentro. Le province non sono finite, tant'è che il 28 di settembre si andrà ad eleggere il nuovo consiglio provinciale e il nuovo presidente. Poi ci sarà l'assemblea dei sindaci, e per cui tutte le questioni, e poi dovranno anche costituirsi l'unione dei comuni, per cui questo piano ha delle questioni sicuramente che devono essere in qualche modo limate, discusse, per carità di Dio, ma il senso e il valore che ha posto delle questioni e dei temi. E poi sarà il nuovo consiglio provinciale, sarà l'assemblea dei sindaci. C'è un percorso che si è iniziato, ha posto delle questioni. Si andrà avanti, ognuno spero che dia il proprio contributo, come si sta facendo, affinché tutti possiamo rendere il nostro territorio, ripeto, più attrattivo, competitivo, eccetera, eccetera. Io non avrei altro da dire, passo la parola a Giuliano, se ci sono altre questioni mettiamole in campo, passo la parola a Giuliano per spiegare tecnicamente come le osservazioni poi dovranno pervenire a noi, mi pare di capire. Allora, la... la fase delle osservazioni, come dispone poi la legge regionale 18, come è stata modificata dalla legge regionale 11, è partita con l'avviso di deposito che tutti i comuni hanno ricevuto ed è decorrente dal 2 luglio, che è la data di pubblicazione sul Bura e sul quotidiano locale, e terminerà il 31 luglio. Questi sono i 30 giorni che la legge regionale dispone di pubblicazione. A tutti i comuni è stata mandata la bozza di avviso di deposito. Molti comuni hanno preso contatti con gli uffici, sappiamo che insomma questa operazione è stata messa in campo dai comuni. Noi ringraziamo gli uffici tecnici e anche gli assessorati che si sono prodigati in questa opera. Abbiamo dato il link sul sito della provincia di Teramo, su cui
attingere i documenti che sono in fase di pubblicazione, soprattutto la normativa tecnica di attuazione, che è il documento che andrà osservato perché è andato in adozione. Al termine, il 31 luglio, tutte le osservazioni, tutte quelle che sono le istanze che producono i comuni, ma anche i privati, ma anche le associazioni, quindi tutto questo disparato gruppo di soggetti, noi abbiamo dato due indirizzi, possono essere fatti sia per posta normale, quindi posta tradizionale, sia all'indirizzo di posta elettronica certificata, quindi devono essere mandati alla provincia che li raccoglierà. Il termine del 31 luglio dovrebbe essere un termine perentorio, nel senso che le osservazioni giunte dopo, non vorremmo allungare questo periodo. Cioè, noi l'abbiamo, in verità abbiamo messo che vanno mandati alla provincia direttamente, in modo che avvenga un solo. Va bene anche, sì. L'importante a quel punto è il protocollo del singolo comune. Sì. I consigli comunali poi dovranno. Le osservazioni dei comuni vanno deliberate da parte dei consigli comunali. I cittadini no. I cittadini vengono mandati direttamente in provincia, non va deliberato dal comune. Anche presso il comune, sì. Sì, ecco, no, non facciamo passare con un mese per la ricezione. Sì. Fatto questo, la provincia poi prende ed esamina tutte queste osservazioni e queste istanze e ha un termine che in questo momento è variato ai sensi della legge 11, la provincia ha 150 giorni per l'esame delle osservazioni. All'interno di questi 150 giorni la provincia dovrà anche fare una conferenza di servizi per assumere i pareri di altri enti che sono interessati da questa pianificazione, quindi pensiamo ad esempio alla Regione, e la legge 11 ha disposto che la variante al piano territoriale viene approvata dal Consiglio Provinciale, quindi direttamente dalla provincia, mentre prima era la Regione che lo approvava. Quindi in questo momento siamo nella fase di pubblicazione nei comuni e in provincia, quindi non so se i comuni si sono anche attivati per una promozione ulteriore di questo documento per farlo arrivare alle associazioni. In questo siete anche abbastanza liberi di dare maggiore diffusione possibile a questa pubblicazione. Noi contiamo certo anche nella fase di passaggio del Consiglio Provinciale, insomma non so cosa succederà, però cerchiamo di chiudere questo procedimento nei termini stabiliti dalla legge. I 150 giorni non sono perentori, cioè se si sfora non è che si va all'invalidamento del piano territoriale, della variante del piano territoriale, però diciamo che pur di non creare ai comuni questa fase di incertezza nelle norme di salvaguardia tra la vecchia normativa e la nuova, cercheremo di chiudere il procedimento e di andare all'approvazione definitiva in un tempo abbastanza stretto. Certo, ci sarà la conferenza dei servizi che bisognerà vedere quanto tempo assorbirà, ci sarà anche il nuovo consiglio che, non so, anche lì la discussione politica, che non ha vissuto questa fase di adozione del piano territoriale, però
diciamo che l'ufficio lavorerà per ridurre al minimo questa fase di norme di salvaguardia che sappiamo tutti quanti non essere facile né per noi ufficio che lo gestisce né per i comuni che invece dovranno approcciare con le loro varianti al tema dell'urbanistica. Quindi Giuliano, mi pare di capire che a fine anno in qualche modo si arriverà alla vigenza della variante, per cui ci sarà il nuovo consiglio provinciale, quindi io invito anche i comuni a mettere come tema per il prossimo consiglio provinciale questo tema che mi sembra assolutamente importante. Cioè, come dire, non vorrei, almeno spero che non accada, che i consiglieri prossimi, quelli prossimi consiglieri provinciali, sappiano poco su questioni che riguardano questa variante, sulle ragioni, per cui agli assessori che sono rimasti, ai consiglieri comunali, se ci sono, anche risollecitare una discussione attorno a questi temi, perché può darsi pure che il nuovo consiglio provinciale ritiene che, oppure il nuovo presidente ritiene che devo dire. Quindi la partita, voglio dire, tra virgolette, è ancora in gioco. Quindi noi abbiamo posto dei temi, delle questioni. Rispetto ai temi, delle questioni e al raggiungimento di certi obiettivi, bisogna vedere, ripeto, anche con le osservazioni che verranno accolte o non accolte, che poi le osservazioni accolte o non accolte, penso che sia un compito del nuovo Consiglio Provinciale, mi pare, è vero? Per esempio, io non so, ma lo pongo anche come in termini dubitativi, se invece sarà l'Assemblea dei Sindaci. Allora, c'è il Consiglio che è una cosa e poi c'è l'Assemblea dei Sindaci. Quindi questo sarà compito del Consiglio poi prossimo accogliere o meno le osservazioni che perverranno. Questo è il quadro anche, come dire, politico-amministrativo che si prefigura per da qui a 2-3 mesi. Un aspetto dimenticavo che però invece va rimarcato e va sottolineato. Perché in questa fase di osservazioni, e infatti oggi noi siamo qui per prendere questi apporti collaborativi da parte dei comuni e delle associazioni, in questa fase, oltre la provincia, anche i comuni, volendo, possono convocare delle assemblee per attingere dal territorio, dalle loro associazioni, questi apporti collaborativi. Quindi i comuni hanno ampia facoltà di poter in questa fase intervenire, pubblicizzare, discutere, collaborare con, non so, una consulta delle associazioni o con le associazioni di carattere ambientalista, con cose dei costruttori, autonomamente rispetto alla provincia. Questa è una facoltà che dà la legge, che chi la vuole cogliere, logicamente, la può cogliere, la può sfruttare al meglio.
Allora, si tratta comunque sempre di apporti collaborativi a un documento. In questo in verità c'è anche, si discute spesso anche nei comuni di accogliere le osservazioni presentate dopo il termine di presentazione quando si manifestano come apporti collaborativi, come delle precisazioni, come del, insomma, un aiuto a definire meglio il documento. Per cui l'orientamento l'altra volta è stata anche quella di esaminare e di accogliere o non accogliere le osservazioni pervenute direttamente a noi, non deliberate dai consigli comunali, perché comunque servono a definire meglio, a puntualizzare, se si ritengono abbiano questo taglio, degli aspetti del documento adottato. Se non ci sono altri interventi, vi saluto e grazie per il contributo e la partecipazione.